Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie. Benvenuti a BTO 2012. Cominciamo anche quest'anno l'avventura, nonostante il maltempo, nonostante un sacco di cose, siamo di nuovo qua. Grazie a tutti per il vostro sostegno. E a proposito di questo, noi abbiamo deciso di cambiare in corsa la scaletta di BTO 2012 perché abbiamo ricevuto un piccolo omaggio e ci ha veramente commosso da parte degli storyteller di BTO che sono qui seduti, e quindi partiremo con questo piccolo breve video di introduzione. Io mi fido di BTO perché è un concentrato di informazioni, emozioni e stimoli. Un evento dove è possibile andare ad imparare quello che non sai e mettere in discussione quello che pensi di sapere. E grazie alla BTO anche gli operatori del settore sono cresciuti e migliorati. Un luogo magico, un luogo di viaggio. J'adore BTO! BTO is amazing. I love BTO. Per la prima volta in BTO. E quest'anno sarà il mio primo anno. La mia terza edizione di BTO. Tantissime persone interessanti. Poi c'è sempre da imparare. Nuovi spunti, nuove idee. Con la voglia di raccontare storie e di ascoltarle, di fare domande e ottenere risposte. Conoscere migliaia di nuovi soci che entreranno in società con noi. Ecco perché io mi fido di BTO. Ed è per questo che io mi fido di BTO. Per questo e tanti altri motivi. Di BTO mi fido. Mi fido di te. Perché mi fido di BTO. Io mi fido di BTO. Anch'io mi fido di BTO. Grazie BTO, mi fido di te. Questo mi fido del BTO. Sì, mi fido di BTO. Un abbraccio. Ma che caspita state a dire tutti? Grazie, grazie ragazzi, davvero. Speriamo con questo endorsement, speriamo che abbiate fatto bene a fidarvi di BTO 2012. Cominciamo come al solito con i saluti di rito e qualche sorpresa, e quindi chiamo sul palco i nostri due sponsor istituzionali, il vicepresidente della Camera di Commercio Massimo Pezzano di Firenze e l'assessore al turismo della Regione Toscana, Cristina Scaletti. Buongiorno a tutti, benvenuti. Un breve saluto e riconoscimento di aver vinto una scommessa. 5 anni fa la Camera di Commercio e Regione Toscana si misero insieme per un progetto che in quel momento non aveva nemmeno la parvenza di quello che poteva essere effettivamente. Ci abbiamo scommesso, abbiamo aiutato e siamo stati soltanto di supporto a Giancarlo e ai suoi amici che hanno portato avanti poi il progetto, ed eccoci ora finalmente alla 5ª edizione in una nuova sede molto più grande e con l'idea che questa BTO possa ancora di più espandersi. E vorrei dire soltanto un'aggiunta, mi scuso con voi se avete avuto difficoltà ad arrivare a Firenze, questo è un po' un invito forse alla regione, perché non è soltanto il soft che porta avanti il turismo, ma anche l'hard,
e le infrastrutture per arrivare a Firenze sono sempre molto importanti. Con ciò vorrei dire che l'aeroporto è una scommessa ancora da vincere e vorrei davvero che la Regione ci aiutasse a vincerla come abbiamo vinto per la BTO. Grazie. Buongiorno a tutti, che bella cosa essere qui oggi davanti a tutti voi e permettetemi di iniziare con un ringraziamento sentito, innanzitutto a voi che siete qui presenti e poi a una grande squadra, quella che ha reso possibile oggi la BTO, quindi tutto lo staff di BTO, Toscana Promozione, Fondazione Sistema Toscana, l'Assessorato alla Cultura, al Turismo e al Commercio della Regione Toscana. Ecco, grazie a tutta questa squadra che si è impegnata nel tempo, è stato possibile raggiungere un grande obiettivo e un grande risultato. Avere una BTO grande, cresciuta, che fa piacere sia nata in Toscana, una regione che sta ottenendo dei grandi riconoscimenti su quello che ha investito, il Travel 2.0, un argomento importante, essenziale, che ci ha visti protagonisti in un momento in cui ancora eravamo antesignani in questo e che però ci ha reso ragione, vedendo appunto che in quest'anno l'aumento delle transazioni online è passato in Toscana dal 58% al 63,7%, dimostrando quanto avere investito in questo contesto fosse così importante, così prioritario e così soprattutto capace di intercettare un movimento che è quello appunto del web, del Travel 2.0, così fondamentale per tutte le dinamiche promozionali che noi stiamo mettendo in campo. Quindi veramente un grande ringraziamento, un riconoscimento peraltro appunto che nei confronti della Regione Toscana è stato plurimo, e siamo stati riconosciuti come la top wine destination per quanto riguarda appunto il prodotto del vino legato alla Regione Toscana, la miglior destinazione d'Europa, appunto portandoci avanti a quelle che sono altre destinazioni estremamente riconosciute e riconoscibili. Secondo Google Maps siamo la meta italiana più ricercata in tutto il mondo e questo ovviamente ci rende orgogliosi e fieri, ma tutto questo è possibile grazie a voi, grazie alla grande squadra che si è creata, grazie a BTO che sta raggiungendo un consenso, uno spessore, un valore nell'ambito dei contenuti e delle proposte che ci rende veramente fieri di averli qui in Toscana. Un grazie alla Camera di Commercio che si è unita a noi in questo progetto fondamentale e andiamo avanti sapendo che questa è la strada giusta, grazie appunto al contributo di ognuno di voi. Grazie e buona BTO a tutti. Buona BTO. Grazie Assessore, no, rimanete qua sul palco, no? Dove andate? Come voi sapete che tradizionalmente noi di BTO ci inventiamo ogni anno un premio speciale. Lo scorso anno sull'onda emozionale della morte di Steve Jobs avevamo scovato un'azienda italiana che aveva contribuito in un modo particolare a qualcosa della storia di Apple. Quest'anno l'onda emozionale è venuta invece dal nostro paese e sulle immagini del terribile terremoto dell'Emilia ci siamo inventati un piccolissimo gesto. In realtà è stato anche voluto da parte di albergatori come me. Spesso sapete, noi albergatori siamo un po' bistrattati, anche Massimo è un albergatore quindi lo sa, siamo bistrattati, ci dicono che facciamo tariffe altissime, siamo snob eccetera eccetera. In realtà ci sono degli albergatori in Emilia Romagna che subito dopo il terremoto hanno aperto i loro alberghi per ospitare gli sfollati e noi vorremmo dare un piccolo segnale premiandoli qua in BTO. Intanto vorrei, non so dove sia, lo chiamo, vorrei sul palco il loro, quello che mi ha aiutato a coordinare questa idea, cioè Filippo Donati. Filippo, dove sei? Eccolo qua. Un applauso per Filippo. Grazie Filippo. Prima di chiamare tutti gli albergatori che hanno accettato il nostro invito a salire sul palco ed essere premiati, io vorrei Filippo raccontasse un minuto che cosa è successo. Cos'è successo? Semplicissimo, la scossa è stata
quella maledetta scossa è stata alle 4 del mattino, arrivando al lavoro alle 6 e mezza da albergatore snob e leggendo le prime agenzie che arrivavano, soprattutto le prime immagini che venivano lanciate online, è partito un messaggio molto spontaneo su Facebook: se qualcuno aveva bisogno per emergenze abitative di presentarsi presso la mia struttura. Il messaggio è partito sulle 9:30 e alle 11:30, 11:45 si è presentata la prima famiglia di Sant'Agostino, i figli ancora in pigiama, la madre addirittura senza scarpe. Sono cominciate le richieste perché il web ha cominciato a fare rimbalzare questa disponibilità. Io ho un piccolo albergo e capivo di non poter soddisfare la richiesta, che andava via via aumentando in maniera esponenziale. Ho chiamato i colleghi, gli amici che conosco da anni, e mi è stata data la possibilità, la disponibilità. Alla fine siamo diventati una ventina di strutture che ci siamo messi a disposizione, e così, per aiutare nell'emergenza, perché fondamentalmente questa gente, oltre a non aver più nulla, aveva bisogno un attimino di tranquillità, di riordinare le idee, erano tutti sotto shock, tutti spaventati, insomma è stata una cosa gravissima. Insomma, adesso ci stiamo riprendendo pian pianino, però è stato un gesto, voglio dire, spontaneo, nel senso, siamo albergatori, vendiamo il sonno e il riposo e abbiamo cercato di mettere a disposizione le nostre camere per dare sonno e riposo alle persone che in quel momento nelle loro terre non si sentivano al sicuro. Tutto qua. Grazie, grazie, grazie davvero Filippo. Io adesso non so dove sono seduti, li chiamo, dovrebbe esserci Giancarlo Morisi dell'Hotel Guercino, un bel applauso. Nicola Scolamacchia dell'Hotel Astra, Gabriella Gibertini dell'Hotel Terme Salvarola, Monica Ciarapica dell'Hotel Commodore, Giorgia Anastasi dell'Hotel Fiorella, Roberta Penso dell'Hotel Perla Verde, Barbara Fredi dell'Hotel Chiari, Filippo Donati è qui con me, Nicola Musca dell'Hotel Holiday Inn. Non so se c'è qualcun altro, li ho chiamati tutti, quelli che sono presenti. Stanno per arrivare se qualcuno di voi vuol dire qualcosa, benvenuto, altrimenti arriveranno per arrivare dei premi. Dico io una cosa velocissima: sono albergatori di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Milano Marittima, di Cervia, cioè le zone di Modena, scusa, delle zone pur interessate al sisma che però erano più in sicurezza. Queste persone fondamentalmente avevano bisogno di sistemare al sicuro i figli, le mogli, i genitori, per poi tornare nella zona del disastro per controllare quello che stava succedendo e come si evolveva la situazione. Ecco. Benissimo, quindi non mi cascate di sotto, no, un altro terremoto no, non abbiamo bisogno. No, anche perché effettivamente è sibillino. Sì. Allora. Tutti loro, uno per ciascuno. Perfetto. Di tutti loro. Intanto ringrazio il corso di laurea di disegno industriale, la professoressa Elisabetta Cianfanelli, che ha fatto questi bellissimi premi, e l'azienda Baldi che li ha confezionati, grazie. Ce n'è uno per ciascuno di voi, per cui aiuto anche Massimo, vieni. Facciamo un po' di foto. Sono pesantissimi, poi prendetevi le scatole. Cristina. Sì. Ce l'hanno tutti? Chi manca? Manca la signora.
grazie. Un altro mesetto, sì. Ecco. Manca Filippo, a Filippo glielo do io. Lo dai tu, sì. Perfetto. Arriva. San Pietro diceva, non dimenticate l'ospitalità. Alcuni di voi, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo. Non è male. Dilla ad alta voce. Ma la dico... La cosa che mi ha molto colpito in quei giorni, mi arrivò un tweet da parte di un'amica che mi aveva postato una frase di San Pietro che diceva: non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. Grazie, grazie. Un altro applauso, Filippo, questo è per te. Se venite qui alla luce facciamo un po' di foto. Grazie, grazie a voi. Poi chiaramente ci sono un po' di albergatori che non sono potuti venire, e noi premi ce li abbiamo per tutti. Li dai anche agli altri. Grazie a tutti voi, di nuovo. Prendetevi le scatole, ora ve le distribuiscono. Grazie. Allora, adesso possiamo cominciare sul serio. Quindi riportate gli oggetti. Grazie. Ritroveremo poi l'autorità stasera. Adesso vi ricordo tutte quelle sono i nostri appuntamenti. Dunque, innanzitutto... Aspetto un attimo la regia, ecco. Innanzitutto scaricate l'app di BTO 2012 per iPhone, iPad e Android. Per tutte le piattaforme, dall'app potrete fare un sacco di cose, soprattutto potrete fare il vostro percorso in BTO, perché mai come quest'anno ci siamo caricati di contenuti e cose da fare in diverse sale che sono dall'altra parte della Fortezza d'Abbasso, quindi non tutto il programma scientifico si svolge all'interno della Main Hall, ma è distribuito su tantissime sale, quindi attraverso sicuramente l'app avete modo di vedere meglio il nostro programma. Vorrei ricordare una cosa importantissima, che stasera si svolgeranno su questo palco, presentati da Patrizio Roversi e Susie Bledi, gli Hospitality Social Awards. È la prima edizione, quindi tutti voi potete rimanete in Fortezza d'Abbasso fino a stasera tardi, perché ci sarà da divertirsi, da vedere chi vince e ci sarà da mangiare soprattutto. Per cui aperto a tutti, quindi non ve ne andate alla fine dell'ultimo panel, ma ci sono un sacco di cose fino a stasera. Chi ha necessità della traduzione simultanea, come sapete, come tutti gli anni, ci sono le cuffiette che possono essere ritirate all'inizio della Main Hall. Come tutti gli anni, noi poi alla fine dei BTO ci rimangono 6-7 carte d'identità da rimandare ai possessori, che poi gli rimane la cuffietta in mano, quindi vi ricordo di alla fine di BTO di rendere la cuffietta, di riprendere il documento d'identità. Ringrazio gli storyteller, come ho detto, che saranno una parte importante di BTO di quest'anno e contribuiranno alle domande del pubblico, che potranno essere fatte nelle solite modalità, quindi alzando la mano alla fine di ogni panel, oppure attraverso Twitter verranno raccolte dal nostro social media team e proposte ai vari speaker. A questo punto io lancerei un altro brevissimo video che è nato dall'idea di riepilogare in pochissimi secondi la storia dell'hotellerie attraverso internet e le difficoltà che l'hotellerie e il mondo del turismo ha attraversato in questi 15 anni di storia. È un video divertente, un'animazione, quindi prego la regia di farlo partire. We'll be right back.
Grazie. Qualsiasi video che passeremo da adesso in avanti, ce ne sono diversi, alcuni anche molto divertenti, è possibile fare share sui nostri canali da questo momento, quindi da questo momento troverete questo piccolo video in possibilità di share. Adesso andiamo ad incominciare, in realtà l'apertura è una brevissima anteprima di sei panel che abbiamo scelto siano rappresentativi della BTO di quest'anno. Come sapete il programma è davvero vastissimo, quindi ce ne sarà per tutti i gusti. Ne abbiamo scelti sei che faranno quindi questa rapida e breve anteprima. Ricordo a tutti che il vero programma in Main Hall parte alle 10.45, ma che il programma nelle altre sale è di fatto già cominciato. Quindi quest'anno vi faremo muovere un po' di più, nel senso che la Main Hall avrà delle pause in cui potrete muovervi verso le altre sale. Quindi a questo punto darei inizio alla presentazione dei sei panel chiamando sul palco Nicola Bellini. Allora, BTO 2012, parleremo di brand, paese, di dove sta l'Italia, se scende o se sale, di brand delle città, di eventi e di turismo e altri brand, altre dimensioni di brand. Cominciamo con un video. Tesoro? Sì, cara. I breaker vanno alle Mauritius. Me l'ha detto ieri la Giulia. Noi è tanto che non facciamo una bella vacanza, no? E dove vorresti andare, cara? Boh, non lo so. In qualche paese esotico. Ma è così poco chic. Ci vorrebbe qualcosa di un po' più glamour per noi. Pensavo al Giappone. Giappone? Ma sei matta? A moda del Giappone. Sì, andiamo tutti in Giappone, così quelli l'anno prossimo ci passano avanti come niente. In che senso? Ma ti rendi conto che quelli non li ferma nessuno? Ci mancava una bella petroliera incagliata davanti alle coste e nel 2011 hanno avuto tutto. Disastri naturali, terremoti, faglie geologiche che ballano la rumba. Gli esplosa una centrale nucleare. Ecco, giusto. E sono arrivati i secondi. Giappone. Ma dico io come ti verranno certi fermi. E non sono darti che sono terzi nel food, nonostante il tonno al mercurio. Noi siamo primi, vero amore? E ci mancherebbe che la patria della pizza non fosse prima. E invece pensavo, se andassimo in Austria... Cosa? Vuoi far vincere gli austriaci? Hanno solo la Sacher-Torte e sono quinti nel food. È una guerra, cosa ti credi? Si dice stasera ho una voglia matta di pizza, non stasera ho voglia di un bel ristorantino austriaco, no? Eppure loro sono quinti. Dai, gli Zoller cucinavano benissimo, soprattutto la madre. Ti ricordi i nostri amici di Krautfood? Quelli che ci riportano. E gli Schnitzel? Odio la montagna d'estate. Infatti non ho detto di andarci d'estate, ma ora. D'autunno la Francia è meravigliosa. Ma sei uscita di senno? La Francia? Ha detto la Francia? Ma vuoi davvero l'anno prossimo andare a fare il pari con le Figi e l'Estonia intorno al 50° posto? Mettiamo se adesso ad andare in Francia. Ma lo dico io, qui non si sa più quello che si dice, eh? Devi stare calmo però, eh? E che ne so, io scommetto che vorresti andare a teatro, eh? A Parigi magari. Non ti dico all'opera, però. Ma non lo senti il fiato dei francesi? Secondi, quest'anno.
E se no tu ti metti pure ad andare ad osannare la cultura francese, tanto vale che l'anno prossimo nel ranking ci mettano NP, Italia non pervenuta. Non ce lo possiamo permettere. Mettitelo in quella testa dura. Se non fosse per la cultura, il turismo e il food, l'Italia sarebbe ultima, capito? Ultima, dopo San Marino. Sei noioso. Sei noioso. Di qua non possiamo andare, di là non possiamo andare. Sotto di qua non va bene, sopra di là non va bene. Primi, secondi, terzi, quarti. Lo sai dove devi andare te? Devi andare in un posto noioso come te. Il prossimo anno ti proporrei un'altra meta. Sai dove andiamo il prossimo anno? In Svizzera. Benissimo, classifiche, brand di oggi e brand del futuro. Ne parliamo con Susanna Bellandi, che è CEO di Future Brands per l'Italia, per la Francia e Presidente per l'Europa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ebbene sì, è un piacere essere qui a presentarvi l'ottava edizione del Country Brand Index. Viene proiettata qualcosa? Sì, ecco. Sì. Noi è uno studio questo che Future Brand fa ormai da 8 anni e prende proprio in esame le nazioni, gli stati, come se fossero delle marche. Ragione per cui magari certi risultati del ranking vi stupiranno, ma poi spero di potervi spiegare bene il perché di questa classifica che vede la Svizzera al primo posto quest'anno. È risalita di un punto e ha preso il posto del Canada, che è scesa di un punto, e vediamo l'Italia scendere di 5 punti rispetto all'anno scorso. I motivi li vediamo meglio dopo. Sicuramente l'Italia vedremo che è ai primissimi posti, ancora al primo posto per arte, cultura e turismo. Quindi abbiamo ancora tanto da dare, tanto da prendere come marca Italia, ma ci piacerebbe risalire in quella che è la classifica come marca in assoluto, perché vuol dire che la percezione del nostro paese all'estero, per motivi precisi, è diminuita, è scesa di valore. Quindi qui ci piacerebbe poi rimontare. Vediamo infatti, abbiamo qui un primo assaggio che poi riapprofondiremo dopo, e vediamo che l'Italia è al primo posto per arte e cultura e per storia, mentre il Giappone per autenticità. Nel value for money non ci siamo nei primi 15, attrazioni di nuovo sì, terza posizione. Nel lodging e resort siamo al 15° posto e basta, il resto dopo. Vi ringrazio. Questo era solo il primo antipasto, il secondo antipasto ve lo serve Rodolfo Baggio. Grazie mille. Grazie. Buondì. Parliamo di una roba che tutti voi usate tutti i giorni, parliamo di roba che si muovono. Io devo dire che qui la nostra bella e raffinata lingua non ci fa giustizia, perché tutte le volte che sento parlare di mobile, leggo mobile, mi vengono in mente letti, tavoli, poltrone e sofà. Ma noi cittadini di questo strano mondo real, virtuale, sappiamo che si legge mobile e che è forse il fenomeno più importante, è uno dei più dinamici e sul quale esiste grandissima attenzione. Abbiamo anche qui il video.
visto come sono vestiti questi due? Le scarpelline non le mettono più nemmeno nessuno. Tanto che non ho visto di lui, neanche il mio nonno l'ha detto più. È il 2001. Tesoro, ti è arrivata la conferma del ticket digitale? Certo, cara. Ieri sera, dopo aver prenotato con l'app di Trenitalia. No, guarda. Ecco il ticket anche degli Uffizi e del teatro per stasera. Non ci resta che trovare un ristorantino. Sempre con questo Trip Advisor. Mai una volta che si possa andare all'avventura. E quale Trip Advisor? Ora si guarda i menu direttamente con Instagram. Deve essere una cosa dietetica. Ma i biglietti li hai presi? Presi. I biglietti. Per il Duomo, vediamo. Di qua, Google Maps me lo dà come il percorso più veloce. Ma che comodità questo Google Maps! Scusi, per il Duomo? Sì, allora guardi, la finita dritto per dritto, poi la fa... Sì, no, di qua, sì, ecco, bravo. Da questa parte lì, poi si troverà un arco piccino sotto. Quando è lì, la chieda, perché è lì. Grazie, molto gentile. Dove andiamo? Proviamo di là. Cena meravigliosa, tirate gli Uffizi, 3 ore buttate. E invece non resta anche il tempo per una bella passeggiatina romantica prima di andare a teatro. Scusi, ma il Duomo? Dov'è? Ah, non saprei. Nel 2012 roba da matti. Bene, parleremo di oggetti di questo tipo a lungo. Per ora un primo assaggio ce lo dà Gina Belli di Eye for Travel. Chi meglio di lei? Gina? So good morning. I'm sorry, I don't speak Italian, so I'm going to be presenting in English today. I work for Eye for Travel, and since 1997, we've been tracking the rise of online travel, and now more specifically, mobile. So tomorrow, I'm going to be talking about the topic of mobile, and for the last decade, we have been saying this will be the year of mobile. And each year comes, each year goes, and we make some progress. But I really think that everything now is in place for mobile to be too big to ignore. I really feel that from our research, it's proven that there are brands making money from mobile. And if you're not there, then chances are your competitors will be, and they will be stealing your customers, basically. So how far have we come? There's now 1.3 billion mobile broadband subscribers globally, and Italy ranks 5th in the world for the largest number of 3G users. And that's only the US
Japan, China, South Korea have higher numbers than that. And also what I should say is this is actually going to fundamentally change because across 20 different cities in Italy right now, 4G is being rolled out. And 4G basically means you're going to get a lot faster connection for mobile broadband. So things like mobile videos will be much more accessible to your consumers. So iForTravel carried out a huge consumer study of 8,400 consumers across 5 different countries. And we found varying attitudes towards mobile. We found that 50% of Dutch, 40% of the French, 40% of Brits, 35% of Americans, and 29% of Germans would not book travel via a smartphone. However, 18% of Dutch, 18% of Germans, 17% of Americans, 16% of Brits, and 13% of French would book a travel product via a smartphone. And that's to any value. So thousands and thousands of euros they'd be prepared to actually spend via a smartphone device. So I'm going to be presenting some case studies tomorrow as to some of the brands that we found are making money from mobile. But I should emphasize that we've also found that mobile's not just about being a reservation platform. It's far much more than that. Those brands who really understand how mobile can enhance the entire customer experience, from the dreaming, researching, booking, experiencing, and sharing stages of the travel lifecycle, will be the winners in 2013 and beyond. So if you want to find out more, come to the session tomorrow. It's tomorrow at 3:45 in the afternoon, so I hope we'll still have a full room of people. I should also add that TripAdvisor will be joining the panel, along with GoGoBot, Hotel Tonight, and Yelp. So I hope to see you there. Thank you. Thank you, Gina. Sempre di più, mia previsione personale, Salone del Mobile di Milano cambierà nome perché ci andranno a cercare cellulari invece che mobili. E adesso l'amico Francesco Tappinassi. Buongiorno a tutti, introduco uno dei temi caldi del Travel 2.0, le recensioni, le reputazioni delle imprese. Lanciamo anche in questo caso un piccolo cortometraggio. Non so, sai, se ho scelto bene, su TripAdvisor c'è delle review poco convincenti. Speriamo in bene. Cara vedra, che se seguiamo i consigli sui piatti migliori ci troveremo bene. Oh, dice fanno dei carciofi fritti mondiali. Tu mettiti qua, no? TripAdvisor non sbaglia mai. Se lo dici tu. L'ultima volta che ci ha portato a cena con i bini ci ha fatto mangiare una cassola. Cassola. Una cassola che sapeva di rancido. Tu fai come vuoi, io vado di carciofi. Cameriere? Occupato. Parte dei carciofi, l'ultima porzione. Attenta che il polpettone, raccattalo. Cameriere? Salve, cosa vi porto? Per me polpettone e per lei roast beef. Non ho detto che erano buoni carciofi fritti?
News freschissime da TripAdvisor. I carciofi fritti oggi sanno di rancido, polpettone top. Parola di Gabri 75. E te, Gabri, invece cosa ti porto? Carciofi fritti. Bravo, erano gli ultimi. TripAdvisor non sbaglia mai. Allora, chiamo sul palco Vilma Vanni, Country Manager Italia di Review Pro. Con lei condividiamo qualche dato sul fenomeno della reputation delle aziende e delle destinazioni turistiche. Buongiorno a tutti. Per prima cosa ci siamo un po' chiesti qual è il sentimento di fiducia rispetto alle recensioni. Questa è una delle ultime ricerche, dà un dato estremamente interessante. Le recensioni in rete sono ritenute affidabili nel mercato europeo dal 64% dei consumatori. Il dato sul mercato globale in realtà è più alto, il 70%. Sono la seconda fonte di informazione ritenuta affidabile dopo il passaparola di tipo tradizionale, ma il dato forse più importante è che negli ultimi 4 anni la fiducia è cresciuta del 16% verso tutto quello che è il mondo dell'e-warm, del buzz disponibile sulla rete. Infatti, il 92% degli utenti in internet legge le recensioni oggigiorno e l'89% di queste le attende assolutamente reali e vengono veramente influenzati da tutto quello che viene scritto sulla rete oggigiorno. Infatti l'87% degli utenti di TripAdvisor si sentono sicuri di quello che leggono e quello che è il 98% degli stessi afferma di trovarli corrispondenti all'esperienza vissuta. Il 35% oggigiorno con il mobile cambia quello che è la loro scelta degli hotel seguendo quelli che sono i consigli sui social media. Cosa veramente molto importante, infatti viene citata dalla World Travel Market. E la crescita di un punto delle OTA, per esempio da 3.3 a 4.3, incrementa la probabilità di essere prenotati di un ben 13.5%. Un bello studio è stato fatto da un portale francese che ha analizzato tutte le recensioni dei 5 principali paesi europei. Lo studio si chiama appunto I commenti degli internauti, è fatto da Nomao in Francia. Scopriamo che l'Italia è il paese che ha la percentuale più alta di recensioni legate all'ospitalità, al dormire. E l'altro aspetto abbastanza curioso è che gli italiani sono desiderosi di raccontare in maniera completa la loro esperienza e le recensioni scritte dagli italiani hanno mediamente 91 parole, sono 3 volte più lunghe di quelle scritte dagli spagnoli. Ci piace raccontare che stiamo bene. TripAdvisor dà un altro dato recentissimo, anche questo è un primo bilancio di che cosa è successo nei primi mesi del 2012. Le recensioni dell'offerta italiana, delle imprese italiane sono cresciute, le visite alle pagine dell'offerta italiana sono cresciute del 57% rispetto all'anno precedente. Noi abbiamo fatto insieme alla Cornell University uno studio approfondito su quelle che sono ovviamente la nostra piattaforma Review. Bene. Gabriele? Grazie. Allora, il video è bellissimo, io non l'avevo visto prima, ma è un intro perfetto a quella che sarà poi la nostra presentazione di oggi pomeriggio, perché l'abbiamo intitolata Strategy or Desperation, effettivamente catturata nel video. In realtà, se partono le slide, quello che noi abbiamo fatto è stato notare che l'anno scorso c'è stato un panel dove c'è stata molta discussione sull'utilizzo appunto dei flash deals, però c'era anche un po' di confusione, quindi abbiamo pensato di fare una ricerca che è un follow up di una ricerca che io avevo fatto per il Center for Hospitality Research di Cornell su scala globale. Abbiamo pensato di replicarla sull'Italia. Quindi oggi pomeriggio faremo prima di tutto una panoramica di quelli che sono effettivamente gli intermediari flash deals. Quindi Groupon è una classe, è una tipologia che noi chiamiamo daily deals.
però ci sono anche i private sale, ci sono anche i flash deal delle OTA. Quindi è un ambito più variegato di quello che magari sembra di primo acchito. E soprattutto andare a vedere tra gli utilizzatori, gli user, non di droghe, ma di Groupon, o di coupon, o di flash sale in generale, che cosa possiamo imparare dagli utilizzatori, che vi do un'anteprima, sono in realtà molto soddisfatti, e da chi invece non utilizza, quelli che noi chiamiamo gli haters, capire le motivazioni del perché non utilizzano. In Italia siamo un po' più conservativi, io ho dei dati su scala globale dove il 42% dichiara di aver fatto promozioni flash sale, mentre in Italia siamo attestati sul 31%. E un dato recente che non è ancora stato pubblicato di un ex collega, Sherry Kimes a Cornell, sul mercato asiatico, dove l'utilizzo addirittura al 47% negli alberghi, delle varie forme di flash deals. E quindi cercheremo di capire chi utilizza, perché utilizza e cosa dice, e chi non utilizza, perché non utilizza, e cercare poi di finire con delle strategie sul quando utilizzare e soprattutto come utilizzare per massimizzare i risultati. Alle 4, mi pare. Bene. Grazie. Come promesso, abbiamo fatto veloci. Grazie a tutti, ci vediamo in questi due giorni. Roberta Milano. Buongiorno a tutti, che bello qui, che bella visuale. Dunque, poche parole, io introdurrò i numeri sui social media, ovviamente l'argomento principe di cui si discute in ambito turistico, che fare con i social media, perché non partire, prima di capire cosa fare, da un monitoraggio di quello che già attualmente stiamo facendo. E quindi abbiamo chiamato Blogmeter per utilizzare un campionamento, insomma buttare un occhio su quello che stanno facendo in questo momento. Abbiamo scelto un parametro, la pubblica amministrazione. Non ci interessa che emergano delle classifiche, ma ci interessano le informazioni che da queste classifiche poi possono essere estrapolate. E credetemi, su Twitter e Facebook ci sono delle indicazioni molto interessanti. Ma intanto immagino che ci sarà un video. Poi se ci pensi bene nemmeno torna questo discorso. Basterebbe levare la tassa di soggiorno semmai. Ma te ancora mi stai a dare le colpe a questo e a quello. Guarda che qui che conta è la reputation. No, capisco. Ma se il comune mi lascia l'immondizia davanti alla porta, hai voglia che è reputation. Ecco, vedi. Oh, lo dice sempre anche il tuo sindaco. Non facciamo mai un tubo noi albergatori della città. Ma anche la spazzatura mi devo levare da solo? Ora mi fai il micragnoso. Il fatto è che bisogna pensare in grande e soprattutto svegliarsi. Essere più... Ma io ci provo. Qualche commento, un tweet. Ah, ho pure detto a una coppia di Isernia che era stata tanto contenta dello stufato di Gino che per una volta non gli era venuto catramoso di farmi la recensione positiva. Oddio, non è che si siano proprio sperticati, vero? Ma almeno un commento positivo. È un inizio, no? È un inizio. Scusa, ma tu su Facebook... Quante prenotazioni fai la settimana? Eh? Oh, ma niente sai di social media te, eh? Lasciamo perdere. E su Twitter? Vabbè, ma il caffè? Eccoci, Twitter e Facebook, sentiamo Vincenzo Cosenza, social media strategist di Blogmeter. Che cosa ci racconterà che se i mercati sono conversazioni, come noi stiamo provando a introdurci in queste conversazioni? Grazie Roberta, buongiorno. Allora, quello che abbiamo fatto con Blogmeter è stato analizzare per la prima volta un panel di tutte le APT regionali italiane e quello che abbiamo scoperto è il loro posizionamento su Facebook e su Twitter. Quello che accade è che su Facebook sono l'80% le APT
presenti, mentre su Twitter siamo a quota 70%. Gli usi sono molto differenziati, li vedremo meglio domani. Quello che vi voglio far vedere in anteprima oggi è la mappa di posizionamento di queste APT su Facebook e Twitter. Iniziamo con Twitter. Abbiamo analizzato in questa mappa tre parametri fondamentali: il numero dei follower sull'asse delle X, il numero delle menzioni ricevute dall'account sull'asse delle ordinate e il numero di post, di tweet scritti dalle APT rappresentato dalla grandezza della sfera. Come vedete, semplificando molto, c'è un quadrante in alto a destra che è quello dei cosiddetti leader, che coloro che usano un po' meglio lo strumento, come l'APT della Emilia Romagna, la Regione Marche e il Trentino. Vi sono poi la Toscana, la Puglia, che hanno molti follower ma fanno ancora un po' fatica a superare la soglia di engagement medio. Vi è un quadrante in basso a sinistra di coloro che ancora sono un po' più indietro negli altri, e il quadrante invece degli engagers in alto a sinistra è formato da Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, che sono in pratica le APT che riescono ad avere molte menzioni ma ancora non hanno una base di follower molto ampia. Una cosa molto simile abbiamo fatto su Facebook. In questo caso il quadrante l'asse delle ascisse rappresenta il numero di fan, l'asse delle ordinate rappresenta il totale dell'engagement, ovvero sia il numero dei like, dei commenti, delle condivisioni e dei post spontanei in bacheca fatti dai fan, e la grandezza della sfera rappresenta il numero di post scritti dalle APT. In questo caso vedete che la situazione è molto diversa. C'è un quadrante di leader composto da coloro che hanno molti fan e anche parecchio engagement superiore alla media, che è composto dal Trentino, dalla Sicilia e dalla Toscana. In basso a destra i collezionisti di fan come la Puglia, che però fanno fatica ad avere un livello di engagement superiore alla media. In basso a sinistra i ritardatari cosiddetti, e in alto a sinistra invece gli engagers, coloro che hanno ancora non tantissimi fan ma molto engagement, la Liguria e la Sardegna. Ecco, tutti i particolari, tutti i numeri che stanno dietro a queste mappe di posizionamento le vedremo domani mattina alle 9 nel panel social. Quello che possiamo dire sui trend del paese Italia è che dal punto di vista dell'online il nostro paese sta crescendo, e molto, con dei numeri in doppia cifra su molti di quelli che sono i trend nazionali. C'è una, per esempio, una doppia cifra della crescita delle online travel agency, che sarà una cosa molto dibattuta nel panel di Fabio oggi pomeriggio, perché in un anno di grandissima crisi per il nostro paese dal punto di vista anche turistico c'è stata una grandissima crescita dell'intermediazione. Questo è qualcosa su cui noi tutti dobbiamo porre molta molta attenzione e capire il perché di questo fenomeno. Vi ricordo che se c'è un motivo per cui l'anno scorso noi abbiamo aperto By Tourism Online ricordando come gli asset italiani se ne stanno andando verso l'estero, è per sensibilizzare un po' tutto il paese Italia di fare sempre qualcosa di più per qualcosa, come si dice, il future brand, dove siamo assolutamente i leader mondiali, il turismo. Io vorrei fosse dato di più a questo paese per il turismo, perché i dati dicono che lì siamo ancora leader. Dal punto di vista del mobile c'è stata un'altra crescita in doppia cifra per il nostro paese. Ci stiamo sempre più abituando ad usare tutti gli strumenti mobile, in particolare ci stiamo abituando a farlo per esempio per quanto riguarda l'emissione e l'acquisto di biglietti telematici, cosa che si sta rapidamente diffondendo, e anche sui social media, ve l'ha già detto Vincenzo Cosenza, lo vedete nel suo panel, la crescita è stata molto molto importante e molto decisiva.
Il pane di riferimento, quindi, per quanto riguarda numeri, crescita e dibattito, è quello di oggi pomeriggio qui in Main Hall, con Fabio Lazzarini. Come vedete, il nostro mercato è molto molto in crescita. Stiamo arrivando a dei livelli che sicuramente sono ancora lontani da quelli di paesi come il Regno Unito, la Francia o la Germania qui in Europa, ma quello che fa ben sperare e quello che speriamo tutti mettano al primo punto o comunque tra i primi punti del programma di un governo che verrà sarà un'agenda digitale importante di cui abbiamo assolutamente necessità. Detto questo, poiché siamo anche in ritardo, noi chiudiamo questa breve fase introduttiva e vi rimando a tutti i panel che abbiamo introdotto in questa apertura. Qui in Main Hall faremo uno stacco, il panel di Florence dovrebbe cominciare adesso da programma, abbiamo bisogno di 10 minuti per settare il palco, quindi fra 10 minuti cominciano i panel e cominciamo seriamente a discutere con gli ospiti internazionali di BTO 2012. 10 minuti di pausa in Main Hall e poi cominciamo.